Ed eccoci qua, ragazzacci, notte horror stasera. Stasera proviamo un gioco horror. Voi non lo vedete, ma c'è il mio amico Alibi che mi ha proposto questo gioco che si è già... Parla, tanto ti sentiamo, eh. Aspetta, devo alzare un po', abbassare un po' il volume del mio microfono, sennò salta troppo. Allora, di qua... Oggi parlerò poco perché ho di mascella, un po'. E poi aspetti anche di vedermi sobbazzare sulla sedia dalla paura, vero? Ma come l'hai detto? Come si dice, porca puzzola? Sbalzare sulla sedia. Allora, The Guest, sinceramente, proprio per immedesimarmi un po' meglio nel gioco, non ho guardato nulla, non so neanche di cosa si tratta. Vuoi parlarne un po' tu, Alibi? No, infatti neanch'io. Ah, perciò andiamo proprio alla sprovvista. Proviamo a partire. Tu, Willy, hai notizie di questo gioco? No, The Guest. L'avevo già sentito. Ma non ci hai mai giocato? No, ma va, figurati, io tra poco non gioco neanche ai così horror di Fortnite. Mi cago in mano appena li apro. Allora, la partenza è già abbastanza inquietante, perché già la musichetta di sottofondo che sto già ascoltando da una decina di minuti mi sta facendo rizzare i peli delle braccia, ma anche la figura inquietante lì sullo sfondo non lascia, e ogni tanto diventa in primo piano, non lascia presagire niente di buono. E iniziamo? Sì. Io parto, eh. E iniziamo, dai. Questa è una terribile tempesta. Non ho visto niente come questo. Sono stato fortunato a trovare questo shelter, cos'è? Questo locale, questo albergo? Questo casolare? Rifugio, credo sia. Vabbè, comunque siamo in questo rifugio. Fuori c'è una tempesta e io incomincio ad addentrarmi. Ma volevo capire se avevo una mappa, se potevo utilizzare degli strumenti, se avevo una pila, come attivare la pila. Non c'ho niente. Anche perché no, non mi fa andare nei comandi. Forse perché adesso non ce n'è, ecco, bisogno. Già cominciamo bene. Che è... Già qua devono aver squartato qualcuno. Incominciamo bene. Gli hanno spappolato la testa contro il muro qua. Sicuramente. Aspetta. Cosa sto facendo? No, non mi fa... Vedo le mie mani. Vabbè. Con le mani sbuccio le cipolle. Ecco. Io lo sapevo che non dovevo fare questi... Ma non posso avere una pila, una torcia. E chi è quello laggiù? Cosa? Chi è quello in basso a sinistra? Ma dove a sinistra? Non c'è nessuno. In basso a sinistra. Mi dice quella cosa... Ma sembra un sacco della spazzatura. Ma non posso avere una luce? Io so già che mi cagherò in mano. Sì. Mamma. Smettila che già non voglio entrare qui, eh. Vai. Ma non si vede niente. Ecco. Eccolo. Non mi fare sti rumori molesti adesso che mi cago addosso. Guarda quella nonnina. Oh, ma perché la luce deve andare e venire? Io voglio vederci chiaro. No, tu non hai capito. Io tra poco smonto dal PC e me ne vado nel letto. Io voglio vedere poi quanto morirò. Ma no, dai. Che non fa paura, però volevo... Non posso accendere la luce. Parlando. Ma posso accendere la luce? Oh, che bello. Ah, e luce sia. No. Oddio. È una bella famigliola, Ma posso chiudere la porta?
No, però puoi bussare. Mi piace questa cosa. Non puoi chiudere le porte, però puoi bussare. E come ho fatto a bussare? È ritornata una foto? Secondo me è quella dell'amante. Ma secondo me è marito, moglie e tre figli. È moglie, nostra moglie. Sono troppo grande. Vabbè, no. È maggiorenne. Vabbè, andiamo avanti. Vai dalla nonnina, dai. Oddio mio. Non funziona. Non funziona. No, l'ho aperta io. Volevo schiacciare la luce. Vai a cagare, ma... Fermo. Là e là cosa? Non cominciare. No. Stai fermo. Che rumore? Io non sento rumori. Sento il rumore della pioggia fuori. No. Sento un passo. No, alibi. No, alibi. Alibi. Io ho visto una figura dietro il mobile laggiù. La vedi? Madonna mia, che brutta. Oh mio Dio. No. Senti, si spengo. Mica, che paura. Fa paura. È impressionante quell'ombra lì. Guardala, è lì. No. La vedi? No, non la voglio vedere. No, anche se vuole dare il biscottino, vai. Sì, no, ma no, posso chiudere la porta? No. Sì. Io la chiudo la porta, la lascio lì. Ok, che ti arriva da dietro. Ma porca, no, non ci gioco più, no, voglio uscire da sto gioco. Sì, ma non ho capito, cosa devo fare? Devo girare per casa? Di sì. Sì, ma posso prendere. Non posso prendere niente. Già il giradischio. No, non credo. Devi vedere. Vedi qualcosa, non lo so. Ecco. Ragazzi, io mi cago addosso. Allora, io azzarderei a dire che questo qui. E la nonna sta arrivando. Sta dicendo dov'è Bugo. No! Mi ha chiuso la porta di qua. Maledetto, apri. Chi è che mi aspetto? Minchia, che brividi, ragazzi. C'ho paura. Voglio una pistola. Voglio qualsiasi cosa. No, ragazzi, no. È bruttissimo. Io mi devo vedere questo. Non so cosa fare, ragazzi. Sono terrorizzato. Sedia, sedia dondola. Ma dove devo andare? Non so. E qui è la sedia che dondola. Perché dondola la sedia? No, ragazzi. Io non sono paralizzato. Veramente. Aspetta che allargo un pochettino qua. Così mi si vede un po' di più. Mi metto un po' più nell'angolino. Mi sto cagando addosso, ragazzi. Tu pensa, io che ormai mi sa che devo prendere. Ma perdona. No. Ma poi cammina, non posso neanche correre, non salta, non fa niente. Mi sto cagando addosso e non posso neanche. Ma poi sta musica. Si è mosso con la cosa dietro. Ma cosa? Fammi chiudere la porta. No, ma perché non mi chiude la porta? Minchia. Non puoi chiudere. Questa qua, vedi il sacchetto, si è mosso, sto coso qua. Ma cosa si è mosso? Ma l'avrò toccato io. Ma non posso interagire. No. Non posso prendere la spada. Cioè, no. Preferirei molto meglio essere, molto, molto meglio vedere Alien in questo preciso istante, sì, decisamente. Ma porca puttana, cioè, Alien è meno ansiogeno rispetto a questo. No, è tutto buio qua, non ci voglio andare. No! Oh. Accendi! Ma no! Ragazzi, mi sto cagando addosso. E che io, mi sa che si è rotta la luce. Ma porca di quella puzza, fammi chiudere anche questa porta, va. Io chiudo tutto. Sì, allora io vi chiederei la cortesia di non ho la chiave, devo cercare una chiave, porca di quella puzzola. Dove la devo cercare sta cazzo di chiave, porco? Adesso bestemmio. Devo cercare. È bloccata. Perciò posso andare solo dove voglio, non lo. Willy, vai a vedere il gameplay da qualche parte. Non funziona.
No, 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 no. Già sto morendo così. Se vedo il gameplay, muoio il doppio. Vai, Sì. vai, vai, vai. Ma dove devo No. Ma andare? Io no, laggiù allora, no, non scendi. ci torno. Vai dritto. I see you. Già così partiamo malissimo, ragazzi. Sono Hai qui. presente quando dicevi a mamma: no, io non voglio andare a scuola. Ecco, adesso ci devi andare. Devo trovare la chiave. Queste sono tutte chiuse. L'unica che si apre è questa qua. Laggiù c'è la sedia che dondola. Vabbè, dai, entro qui, ragazzi. Se muoio, se stasera non dormo è colpa vostra. Ma non posso avere una lampadina, porca. Una No, cosa torcia. c'entro io? È colpa di Vai, Ale. vai. Ma non si vede niente, ma non Vai posso. ancora, vai nella luce, vai nella luce là. E luce sia. Beh. Ah! No, no, no! Io non ci vado Vai, qua. Ma cosa vado? è scomparso? Ma Cioè. no, che è lì, guarda! È dietro il quadro, porca di quella troia! No, Davvero? sei dietro. Mica si spenta la luce. E qui non ho Ma via di fuga. non sta là, non sta là. Ma cosa non sta lì? Guardalo lì, lo vedo! No, non Ma c'è. sforzo duro. Ma si era mosso. Cerca qua dentro di cassa, vai, cerca. Io se ti Max, io fate. mi cago in mano, ma tu, ma veramente? Vai, cerca, vedi se ti fa aprire le casse qua. No? Non mi fa far niente. Io giuro che ho visto qualcosa. Ah, sì. La porta è chiusa. Mi ha fatto aprire il coso. Mi fa aprire solo quello. Non mi posso neanche abbassare. No, la luce no, per carità, eh. Che bel quadro, madonna. Allora, riprendiamo. Io devo aprire questa porta qua o trovare una chiave. No, la luce, per favore. Non posso prendere il crocifisso. No, perché sarà. No. Il quadro non me lo fa fare. Qui dentro cosa c'è? Ci Dietro, dietro di te. manca anche la mia ombra, no? Giusto che non vedo già un cazzo. Vedi dietro di te, dietro di te. Dietro. Dietro cosa? Dietro di Qua. te, Max, dietro di te, ma Max, ma Oh, c'è una chiave. guardalo quanto è lontano dal monitor. Ho una chiave. Ho una chiave. Adesso devi tornare indietro. E sti cazzi. No, è così, funziona. Max e le sue avventure. No, alibi, mi vendicherò prima o poi. Come? Non lo so, Almeno uno. ma in qualche modo mi Non vendico. tengo neanche un soldo per piarmi un gioco. Ah! Madonna! Dai, che vai da una nonnina, dai. Che bella Ma signora. no, no, che cazzo è che ha spento la luce? Che fai, mo? Non lo so, che cazzo faccio? Devi andare, mi sa. Tu sei un maledetto. Che bel giochino ti ho consegnato. Sì, ma non si vede niente. In live si vede qualcosa. Devi Io andare là e accendere no, la in luce di live nuovo. no. In live non si vede, Max. Ma il telefono. Io Si vede adesso soltanto vorrei con accendere la me. luce. No, devi andare al telefono. Ah, e dov'è il telefono? Dritto. No, no. Oddio, ho smesso. Porca di quella puttana! Ti sto seguendo. Ma mi sta seguendo sui par di coglioni, porco di... Dove cazzo vado? Mi sta seguendo! Maledetto, cioè, mi si sono rizzati i capelli! Non c'è, non sono andato, lo so. Pensa un po', a me sono cresciuti. Ma porca di qua. Sto sudando, fammi spegnere la ventola qua perché sto sudando. Dio santo. Io stanotte non dormo, ragazzi. È colpa tua. Dove vado? La chiave che ho trovato devo tornare di là. Sì, dalla signora. Ma la signora se ne sarà andata a fare in culo, Non no? penso. No, non credo, però vai. Sì, è facile a dirsi. Sono io che sto giocando. No, è bellissimo giocare a sto gioco. No, non se n'è andato un par di coglioni, se n'è andato. È lì che mi guarda. Fammi vedere se c'è una strada alternativa.
Non credo. porca di... non c'ho un macete, non c'ho niente. Va bene, Vedi che succede si può girare di qua. Fammi vedere se si accende sta luce. niente. Mamma mia, Non che lavora. ansia. Che No, ansia. qui la spengo di qua. Vabbè. Scusate il disturbo. Qui manca una parte. Devo trovare una parte. Dove la trovo la parte? Via Minchia, va. candela, vedi se ti puoi Non me la fa candela. prendermi. Qua, sulle cose che posso interagire compare un No, paio di. quella con la tua scrivania. Non me la fa prendere, vedi? Non mi dà pallini con Vabbè, cui sei posso fortunato. interagire. Vedi, quando posso interagire mi compare il pallino bianco. Ah, sei molto fortunato. Ma. Ah, guarda, non ti dico in questo momento cosa penso della mia fortuna. E poi? E poi? E poi cos'altro? E poi? E dove cazzo vado adesso? Detto. Non posso né scendere né salire, né scendere né salire, rimango qui. Soltanto la morte può salvarti. E sti cazzi! Sì, No, in effetti dove sì, in cazzo questo vado? momento la morte sarebbe la cosa più veloce. No, no, non voglio morire. Io morirò senz'altro, porca di quella puttola. No, Max, Max. Ma non c'è niente, non posso entrare, non posso uscire. Dove cazzo? No, devi andare Sei sicuro? là. Sì. Vado lì No, al io buio sono che non si vede vedere. niente. È scuro. Grazie a sto par di... Allora, ritorniamo a noi. Dopo che sono andato a prendere la carta igienica perché mi sto cagando addosso. Siamo in due. Qui devo andare qui secondo Alibi, però qui mi dice come entro. Allora, torna È indietro, indietro troppo dove... scuro, non mi fa andare. Beh, già che non sento più quella musichetta inquietante, mi fa respirare. Sento un respiro però. Ragazzi, sento un respiro nelle cuffie. Sarà quello che sta dietro questa porta? Lo sento anche io il respiro. E Allora, ciò non è bene. io È vado solo qui e mi... male. Vediamo cosa posso prendere qua. Questa era la... Ah! Madonna mia! Porca Boia. di quella puttana lurida! Dio santo! Ecco. Porca di quella zozza! Perché a me non partono i sound alert? Ma sono morto? Sono ancora vivo? Sono... E No, sei vivo. sono solo spaventato. me coioni! Ho Devi quasi andare rotto le indietro. cuffie con una manata! Madonna, ragazzi, no, non si può continuare così, eh. Io non lo finisco sto gioco, ragazzi. Non lo finisco! Non lo Lo voglio. finisco! Ci muoio prima! Madonna, che coccolone che mi hai preso! Allora... Dove devo andare adesso? Vabbè, ci manchi anche tu, Willy. No, no, è alibi, non Ah, è sono io. alibi. Che vuoi da me? Dove io Che sento... vuoi da te? No, ma Cioè... no, è stri e Twitch, che vuoi? E Twitch? Allora, fatemi riprendere. Andiamo di qua. Vediamo se c'è ancora... Ah, è qui la porta aperta adesso. La porta è aperta, ragazzi. Non mi piace la porta aperta qua, eh. C'è un grillo. Basta con sti grilli! Vado a vedere se c'è ancora la vecchia. Vai a vedere meglio, perché se no fosse molto. È sempre lì, porca di quella puzzola! Ma perché Ma non mi te ne sa vai? che devi andarci incontro, Sì, se ne va lei. sti mente, Perché così guarda, secondo me ci va. così ci vado incontro io. No, ma secondo me, no, secondo me devi andare di là, ma che vuoi fare? E non lo so, qualsiasi cosa, ma io di là non ci vado, ma sei matto? Vabbè, però provaci, perché se no Fai con l'uomo sti grilli. maturo. Io sono maturo. E basta con le anatre. Voglio una luce funzionale. Gli applausi, c'è di tutto qua.
Ecco, è la fine che faccio. Allora, vabbè, dai, vado a vedere sta vecchia. Vado a vedere la vecchia, ragazzi. Vado a vedere no, la vecchia. Che felice. Ma che felice, la vecchia. Sì, fra poco, quando mi succhia il cervello. Vedi, è lì, non posso andare là. Che se ci vado a fare? Devi andarci, se no normale, scomparirà, te lo dico io. No, tu mi hai proposto questo gioco e secondo te io mi fido di quello che dici. Vai. No, ah, non c'è una via di uscita. Ah! Oh! Boia. Vabbè, dai, scompare, scompare. Alibi. Alibi. Vedi, ti avevo detto che scompare io. Sì. Anch'io fra poco. Che è sto rumore? Ma per... No, io non sento rumore. No, non mi mettete già angoscia che... No. Porca di quella troia. E giù di bestemmie quello. Spero che... Allora. Non c'è nessuno. Ma perché si è spenta la luce? Prima c'era la luce qua. E perché l'ha spenta lei? Ma zio... Zio Bill. Cane. Zio, ho detto zio, eh. Ok. Oh. Quella sarà la chiave? Quale sarà la chiave? E la chiave era della porta qui in fondo. No. E ce l'avevo la chiave. Ecco. Ok. Buona fortuna. Ecco, incominciamo. Non mi augurare... Non mi augurare buona fortuna, ti ringrazio. È come se l'avessi accettata. Chiudiamo, non si chiude. Meno male. Maledetti. Non mi fa chiudere la porta. E cosa? Di darci la luce. Mo, smettila di farmi venire i coccoloni prima di... Accidente, ma guarda che non riesce più a parlare. Maledetti, non posso interagire. Mi manca qualche pezzo. Non avrebbe senso. No? No, forse mi devo avvicinare un po' meglio. Guardi, no, sotto, guarda sotto, che sotto. È lì sul cartone. Sul cartone giù. Sul cartone, guarda. Ah, no, è l'interruttore. Questo è l'interruttore. Pure l'altro. No, l'altro non me lo fa prendere. No, l'altro no, l'interruttore. Vai a mettere l'interruttore... Dalla tizia che sospira. Minchia. Ma porca di quella puttana, Luri! Io spero che non mi bannino qui su Twitch, perché è veramente difficile non tirarli giù tutti uno dietro l'altro, eh. No, mamma mia, lo sapevo che succedeva, lo sapevo che c'era lo schermo. Alibi. Lo sapevo. Giuro che... È paura? No, assolutamente no, io non ho paura. Vai, assolutamente. Vai, si sente fino a qua la puzza, Max. No, è che non mi ricordo più dove cazzo sono andato. Tutto dritto, di andare alla signora che fa... Sei sicuro? Sì, era l'interruttore. Guarda di più negli angoli. E porca di quella puttana, Lurida. Dietro dove? No, non c'è un fare. Dietro, maledetto. Qua. Non so più dove cazzo devo andare, ragazzi. Dietro di te. Dalla porta di andare. Ma qui dentro? No, dritto no. Ah, ma si è riaperta la porta? No. Eh sì, si era chiusa questa qui davanti a me. Ma che stai dicendo? Sì, è giusta la direzione. Vai. Sì, la direzione è giusta, ma... Io non... Ecco, che cazzo è quella roba lì seduta? Ah no, è la sedia. Sì, sto parli... Ah no, aspetta. Come si chiama? È la bambina nella foto che dovrà abbracciare. Alibi. Buttiamoci alibi in mezzo. Alibi, la prossima volta giochi tu. Ma...